Ciao a tutti, da Taigo dal gruppo Critico Negativo. Siamo tornati di nuovo in Age of Empires 2 HD Edition, nella campagna, quella lì, diciamo, di apprendimento, di addestramento di William Wallace. In Scozia, ragazzi, in Scozia. Negli ultimi episodi abbiamo affrontato i vari, diciamo, i capitoli di questa campagna e siamo arrivati a fare la battaglia di Stirling, che è durata un bel po', come avete potuto vedere. E l'altra campagna, quella successiva, Commercio e Mercato. La battaglia di Falkirk dovrebbe essere quella conclusiva di questa campagna. Non ho idea di quanto possa essere lunga. Cercherò in ogni caso, nonostante dovrebbe essere la più importante, diciamo, cercherò di tagliarla il più possibile in modo tale da agevolare la visione. Probabilmente comunque verranno un paio di video, ma cercherò di non fare video da 15 minuti l'uno, qualcosa di un po' più leggero, abbordabile e da vedere in modo piacevole. Non so se è già uscito il trailer, quando sarà pubblicato comunque questo filmato, è in programmazione, sono in programmazione varie cose per il canale. Approfitto di questo video per parlarne velocemente, senza troppi indugi. Ho intenzione di fare qualche retro game, quindi giochi non per forza vecchi. Piacerebbe molto rigiocare Age of Mythology, anche se manteniamo lo stile di Age of Empires in effetti, quindi uno strategico. Differentemente mi piacerebbe anche ritornare un po' alle origini del mio gioco, diciamo, per modo di dire GDR, perché non so il termine corretto per quel genere di giochi. Sto parlando di Neverwinter Nights, non il 2. L'uno, vorrei ricominciare con Neverwinter Nights, che per chi conosce già il gioco è realizzato con un'ambientazione di Dungeons and Dragons, precisamente con il regolamento della 3.5 in Forgotten Realms. Dunque, detto queste cose, è in programma di uscita un nuovo genere di video che non ho visto in giro, sinceramente, non so se qualcuno già ne faccia, è una specie di video story. Non so se è già uscito qualcosa, spero se è uscito che vi sia piaciuto. Diversamente, spero che vi possa piacere. Non vi è piaciuto? Vabbè, sti cazzi, io ho provato a fare qualcosa che mi sentivo originale e che caratterizzasse il canale. Ora, senza tediarvi ulteriormente, andiamo a farci la battaglia di Falkirk. Ok, let's go. Cosa si dice? Il solo modo di difendere i paludosi bassopiani che circondano Falkirk è costruire un castello. È il maggior numero di mura che si possono riuscire ad alzare in così poco tempo. Ah, certo. Queste fortificazioni servono a proteggere il nostro campo. Vabbè, mi rompo le balle di ripetere. Comunque, non so se riuscite a leggere voi nel video. Wallace, una volta costruito il castello, si unirà alle nostre, Wallace si unirà alle nostre forze, cacciando le chiappe al vento. Longanks, attaccheremo Longanks e le sue truppe. Benissimo, vediamo un po' gli obiettivi. Ok. Dunque. Praticamente ci dà per la prima volta da raccogliere la pietra. Direi che, vediamo un po' le nostre cose, direi che un po' di gente al cibo ci servono, un po' di più, così andiamo in mantinente a farci popolazione. Dicono che i nostri nemici potrebbero venire in qualsiasi momento, quindi dobbiamo un po' muoverci. Dov'è? Ah, qua abbiamo un paio di persone alla legna, direi quindi va bene. Ah, ecco qua, qui abbiamo anche le persone da mettere alla pietra. Abbiamo cittadini senza fare niente? Mi sta dicendo qualcosa. Se ne ha un particolare tipo di in eccesso puoi venderla al mercato. Ah vabbè, se teniamo delle risorse, troppe risorse di un tipo, ci consiglia di venderle al mercato. Benissimo, benissimissimo. Attenzione, attacco in corso. Oh, cribbio. Distruggiamo. Andiamo a uccidere questi maledetti. C'è un altro guado. Benissimo, comunque. Scusatemi per il momento di distrazione. Questo dovrebbe essere un arciere del castello. Benissimo. Sono decisamente forti. Niente, direi che dobbiamo creare qualcosa qui abbastanza urgentemente, quindi ci servirà un poco della nostra popolazione. Tre li metto a fare la pietra perché ce ne servirà un bel po'. No, questi quattro li mandiamo un attimo qui perché ci serve un bel presidio.
Dove stanno? Ah, ci hanno ucciso tutti gli arcieri. Ok, gli uomini che stavo mandando simpaticamente si stanno confondendo con il mondo. Questo continua a parlare, mi rompe le scatole, ma dai. Allora, ok, vediamo un poco. Costruzioni di tipo militare, non possiamo fare ancora i maledetti castelli, però possiamo fare una e due torrette. Ok. Hai risorse sufficienti per passare all'età dei castelli. Ah, ok, devo passare all'epoca dei castelli, mi dice lui, giustamente. Vediamo un po' il nostro cibo, legno e oro. Benissimo, dovremo fare altre risorse, ma le faremo con calma. La costruzione del cancello. Dunque, in questo modo dovremmo esserci un poco parati. Il fondoschiena mi consigliava di evolvermi all'età successiva, quindi noi lo faremo. Dunque, voi diventate così. Il balestriere deve entrare qui. Benissimo.